Anche gli studi dei medici di medicina generale scendono in campo a sostegno dell'ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo, il cui ex primario di cardiologia Enzo Borruso, intanto in sempre più aperta polemica nei confronti dei vertici della sanità regionale e provinciale e del sindaco Domenico Surdi, si dice pronto ad incatenarsi davanti all'ingresso del nosocomio per protestare contro la carenza di organico nel reparto. Grazie alla preziosa collaborazione dei medici Milazzo e Vescolo e alle loro sigle, SIMG, Società Italiana di Medicina Generale, e FIMG, Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, anche i medici di Medicina Generale, i nostri medici di famiglia, hanno aderito alla nostra petizione, comunica il comitato Alcamo 32, che porta avanti iniziative per scongiurare ogni forma di depotenziamento dell'ospedale alcamese. L'ospedale di Alcamo non si tocca, il titolo della petizione. Pertanto, spiega il comitato, tutti gli assistiti degli studi medici che hanno aderito all'appello di SIMG e FIMG potranno firmare la nostra petizione anche presso i suddetti medici. La petizione, grazie al loro prezioso contributo, prende il volo. Ora possiamo ragionevolmente pensare di portare alle due cifre le migliaia di firme. Finora il Comitato Alcamo 32 si avvale del supporto anche della FIDAS Alcamo con banchetto permanente per la raccolta firme nella sede in via Francesco Mistretta tutti i venerdì e le domeniche. Dell'Associazione Sclerosi Multipla Sacro Cuore, banchetto stasera e venerdì dalle 19.30 alle 22.30 in corso Bernardo Mattarella accanto all'Arena delle Rose a Castellammare del Golfo, e dell'Associazione Unite da un Filo dal 3 al 5 e dal 10 al 12 settembre dalle ore 21 fino alla mezzanotte in piazza Petrolo a Castellammare del Golfo accanto alla vela realizzata all'Uncinetto. E proprio con l'Associazione Unite da un Filo il comitato Alcamo 32 intende lanciare un contest per riempire l'arco d'ingresso dell'ospedale di Alcamo, comunica infatti di centrini all'Uncinetto come segno di unione, di speranza e di forza a tutela del nostro ospedale per la costruzione del nuovo nosocomio. Pertanto Alcamo 32 annuncia che per avere maggiori informazioni è possibile iscriversi al gruppo Facebook Unite da un Filo Castellammaresi nel Mondo, referente del progetto ADA Navarra. E intanto lunedì scorso il sindaco Domenico Surdi ha riferito di aver preso parte alla conferenza dei sindaci della provincia di Trapani per fare il punto della situazione ospedaliera attuale a fronte dell'aumento dei casi Covid. In questo scenario, commenta Surdi, quello che continua a preoccupare è la riferita carenza di personale medico in alcuni importanti settori come la cardiologia e la rianimazione. È venuta fuori la richiesta di avviare un percorso condiviso da tutta la provincia per rendere attrattiva l'azienda sanitaria e potenziare tutti i servizi. Condivido l'obiettivo, continua Surdi, ma non è pensabile che in nome di una visione unitaria si depotenzi il nostro ospedale. Adesso ascoltiamo anche alcuni estratti della diretta Facebook che lo stesso sindaco Domenico Surdi ha pubblicato lo scorso 28 agosto in riferimento all'aumento dei casi di contagio da coronavirus nel territorio. È pur vero che c'è una grandissima differenza rispetto a quello che ci siamo detti tante volte nelle dirette, quelle nei periodi più difficili degli ultimi 2 anni. La differenza è che c'è il vaccino. Differenza è che tanti di noi sono vaccinati, anzi devo fare veramente un ringraziamento alla nostra comunità perché non so se avete visto, ma voglio darvi un dato. Alcamo è la prima come città più grandi, tra le città più grandi della provincia di Trapani per numero di vaccini. Abbiamo il 75% della nostra popolazione vaccinata. Come sapete, c'è il centro, l'hub vaccinale al Pallarangelo che funziona ormai da mesi, sta dando degli ottimi risultati. Su questo e voglio dire una cosa molto semplice, voglio parlare di numeri. Noi sappiamo, e questi sono dei dati che ha peraltro emanato anche il presidente della regione, è accertato che l'80% dei ricoveri in ospedale riguarda i soggetti non vaccinati. Quindi è evidente che la stragrande maggioranza delle persone che contraggono il virus, l'80%, è che viene addirittura ricoverata. È gente non vaccinata, tutto il resto sono discussioni, opinioni, polemiche che a me non riguardano e che credo non debbano riguardare nessuno. A noi quello che interessa è salvaguardare la salute pubblica, in questo caso della nostra comunità di Alcamo. Io sono quindi molto contento che abbiamo raggiunto questa soglia, anzi è il momento di spingere ancora più avanti, è il momento di sensibilizzare il più possibile al vaccino che poi chiaramente
Oggi dà anche il famoso Green Pass. Non si tratta in questo momento, e io spero che continui così, di contagi che hanno fatto sviluppare dei sintomi gravi, però abbiamo dei dati, cioè cominciano a salire i ricoveri in tutta la regione, quindi anche nella nostra provincia, ma l'80% delle persone ricoverate sono soggetti non vaccinati. Questo significa, per un discorso che in questo momento oggettivo, cioè riguarda numeri, che più ci si vaccina e più scende il rischio quantomeno di finire ricoverato. Chiaro che faremo i nostri controlli, i vigili urbani in queste settimane hanno comunque controllato, hanno vigilato, controllato e anche sanzionato delle attività che hanno continuato a fare la loro estate come se nulla fosse, quindi addirittura incentivando assembramenti, quindi ci sono stati i controlli, ci saranno. Vito Adamo dice che gli unici controlli che fanno i vigili sono le posteggi. Guarda, intanto è un bene, Vito, che ci siano questi controlli, perché ti assicuro che anche lì c'è molta inciviltà, così come nei rifiuti. Sapete bene che la nostra lotta ai rifiuti è continuata, continua e continuerà. Però i vigili urbani fanno un lavoro incredibile, fanno anche i controlli che riguardano l'assembramento. Devo dire che anche attività commerciali locali hanno dato delle prove importanti di responsabilità, qualcuno no, e si è beccato, come è giusto che sia, la sanzione o le segnalazioni. È chiaro poi che ci sono tutte le forze dell'ordine a monitorare, e anzi, questo sarà certamente una delle cose che nelle prossime settimane faremo su input anche alla prefettura, mettendoci d'accordo un po' tutti i sindaci della provincia.